Eccoci qua, cari amici della mia vita spaziale. Oggi vogliamo parlare di un altro racconto di Asimov molto molto interessante, ed è il racconto che si chiama Evidence, in italiano Prova, un racconto del 1946. Lo scopriamo insieme perché ha molte cose da insegnarci sulla politica anche, subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Il racconto Prova Evidence di Asimov del 46 affronta la questione della fiducia e dell'identità attraverso la storia di un uomo sospettato di essere un robot. E è un racconto di fantascienza scritto da Isaac Asimov, pubblicato per la prima volta nel 1946. E questo racconto fa parte della celebre raccolta, una serie di racconti che sto commentando, che si chiama Io Robot. Sono dei romanzi, dei racconti sui robot. E anche questo racconto esplora in profondità le implicazioni delle tre leggi della robotica in una varietà di contesti sociali, etici, politici, eccetera. E Evidence si distingue proprio per questo, perché all'interno di questa serie ha un focus sulla politica e sull'identità, diciamo, di questo robot che dopo conosceremo. E Asimov vuole esaminare come la percezione pubblica e la fiducia verso questo mondo dei robot, verso il mondo, potremmo dire oggi, dell'intelligenza artificiale, svolgano un ruolo cruciale. Vediamo allora la trama. La trama di Evidence ruota attorno a Stephen Byerly, un procuratore distrettuale che si candida a essere sindaco di una grande città. La sua campagna però viene messa in dubbio da accuse. Qualcuno dice che lui in realtà sembra un tutto un essere umano, ma in realtà è un robot, non è un essere umano. E queste accuse sono alimentate da alcuni fatti, dalla sua natura estremamente privata, non vuole farsi vedere in pubblico, non è mai stato visto mangiare, non è mai stato visto dormire in pubblico, e quindi, dato che ha dei comportamenti davvero sovrumani, sembra, come dire, perfetto in tutto quello che fa, sembra invulnerabile dal punto di vista fisico, qualcuno dice questo non è un uomo ma è un robot. E quindi c'è un dibattito mondiale su questo personaggio: è un uomo o è un robot? La questione della sua vera natura quindi diventa centrale nella campagna elettorale, e il pubblico e i media si dividono tra chi lo sostiene e chi lo considera invece una minaccia, perché nessuno vuole essere governato da un robot. Quindi chi lo denigra dice è un robot, attenzione, e invece gli altri dicono no, è un essere umano, è bravo, è capace. Chiamano allora anche in questo caso, come spesso avviene nei libri di Asimov, la psicologa dei robot, che è la dottoressa Susan Calvin. Appare in moltissimi racconti di Asimov, viene coinvolta quindi in questo caso per determinare se Byerly, Stephen Byerly, è effettivamente o no un robot. Cosa fa Calvin? Calvin decide di affrontare la questione non cercando di smascherare Byerly, ma osserva, da brava psicologa, il suo comportamento alla luce delle tre leggi della robotica. E accade che in un discorso pubblico Byerly sfida i suoi detrattori. In modo particolare sfida uno che lo insulta e lo colpisce questo uomo che lo aveva interrotto nel suo discorso. Quindi apparentemente, dando un cazzottone in faccia a quest'uomo, viola la prima legge, quella che dice un robot non può recare danno a un essere umano. Nessun robot può fare questo, quindi sembrerebbe questo fatto inequivocabile dimostrare che lui è un essere umano, perché nessun robot potrebbe fare del male a un essere umano, o anche, rimanendo inattivo, far sì che un uomo si faccia male. Ma allora la domanda che ci facciamo: Stephen Byerly si dimostra dal racconto di Asimov che è un robot o che è un uomo? Diciamo che nel racconto esplicitamente non viene mai affermato se Stephen Byerly sia veramente un uomo o un robot. Cioè Isaac Asimov lascia intenzionalmente questa questione irrisolta, e quindi questo permette a noi lettori di trarre le nostre conclusioni basate sul comportamento di Byerly.
e sulle interpretazioni delle tre leggi della robotica, e questo ci permetterà anche di fare qualche riflessione su di noi, sulla nostra realtà, sullo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Susan Calvin, attraverso le sue osservazioni e le sue riflessioni, suggerisce che, indipendentemente dalla sua natura fisica, Baerly agisce in modo etico e benefico per l'umanità, rispettando le tre leggi della robotica in un senso più ampio. Certo, dà un cazzottone a un essere umano, ma la sua capacità, che dimostra questo Steven, di servire, di agire per il bene dell'uomo e di servire il bene comune, mettere i suoi propri interessi sotto quelli degli altri. E quindi dice Susan, cioè lascia intendere Susan, che può essere che un robot capisca che prendere il comando, diciamo, politico di una società, in questo caso di una città, sia il vero interesse dell'essere umano, perché lui governerebbe meglio di qualsiasi altro essere umano. Anche se apparentemente, diciamo, dando il cazzotto in faccia a quel suo contestatore, sembra dimostrare il contrario. Quindi il gesto di Baerly di colpire un uomo per dimostrare la sua umanità potrebbe essere interpretato in diversi modi. E Calvin quindi lascia intendere questo, che un robot potrebbe aggirare anche la prima legge, quella che ti impedisce di fare del male a un essere umano, ma in circostanze estremamente limitate e, diciamo, per un bene superiore. Se le circostanze sono controllate e se non c'è questo pericolo impellente, diciamo, di danneggiare un essere umano, per magari ne danneggi uno, ma per fare un bene di molti, un robot potrebbe anche fare questo. E questo atto, quindi, di Steven solleva molte più domande sulla sua natura di quanto non ne risolva. E questo è un bel problema. In definitiva, Asimov utilizza questa ambiguità, diciamo, di questo atto così, che può essere interpretato in modi diversi, per esplorare temi più ampi sull'umanità, sull'etica e la leadership, e suggerisce che le azioni, i principi etici di un individuo sono ciò che definiscono veramente la sua umanità, più che non la composizione fisica dell'essere. Può essere fatto di circuiti, ma la sua umanità si dimostra da come si comporta, da che decisioni prende, dall'etica che sviluppa. Quindi questa storia si conclude senza una risposta definitiva. E questo ci spinge noi a riflettere proprio sull'importanza delle azioni, dei valori morali, rispetto a delle etichette che noi possiamo mettere di umano o di robot. Asimov, insomma, sembra quasi dirci che non conta tanto che sia un robot, conta come fa quello che fa. E questo è un po' un problema anche per noi, soprattutto adesso che siamo alla vigilia che arriva questa AGI, questa intelligenza artificiale generale, che tutti temono, tutti aspettano, tutti desiderano. Evidence esplora quindi diversi temi complessi, soprattutto nel rapporto delle decisioni, in questo caso a beneficio dell'umanità, quindi decisioni politiche. Asimov utilizza questa storia per indagare fino a che punto le azioni, piuttosto che il nostro aspetto fisico o la composizione di come siamo fatti, dovrebbero definire l'umanità di un individuo. Cioè, secondo lui, può essere più umano un robot che agisce bene che non magari degli uomini che non si comportano in modo etico. Poi ci sono mille questioni in questo racconto, sulla privacy, sul giudizio pubblico, l'audience, i mass media, che potere hanno di influenzare la carriera politica di una persona. Ma noi ci focalizziamo proprio su questo punto dell'intelligenza artificiale. Il racconto introduce l'idea che un robot, così fatto, se esistesse, potrebbe servire il bene dell'umanità con una capacità di leadership fenomenale. Nessun politico sulla Terra sarebbe capace di gestire la cosa pubblica come un robot così, purché sia guidato dalle tre leggi della robotica.
Ma quali sono allora queste qualità che rendono una persona, o in questo caso un'intelligenza artificiale, adatta a governare? L'integrità, la giustizia, l'impegno per il bene pubblico potrebbero essere davvero più importanti della sua origine biologica o meccanica, in questo caso, dell'individuo. Tu lo vorresti un politico robot? Forse sì, forse no, abbiamo un po' di sfiducia verso il mondo politico attuale. Allora la domanda che faccio a te che mi ascolti, e me la faccio anche a me: i robot e l'intelligenza artificiale sono meglio degli esseri umani? L'idea che ci sia un robot dotato di AGI, questa intelligenza generale artificiale, e questo robot possa governare l'umanità meglio di un essere umano è molto affascinante, ma è anche molto complessa. Allora, prima di esprimere la mia personale opinione, voglio esaminare con te i punti a favore e contro di tale ipotesi di un robot così, così capace, così buon politico. A favore quindi di un'intelligenza artificiale governante, chiamiamola così, politica. Allora, innanzitutto sarebbe un bel vantaggio perché sarebbe molto più obiettiva. A differenza degli esseri umani, potrebbe prendere delle decisioni basandosi su di dati, su fatti, senza lasciarsi influenzare, per esempio, da dei pregiudizi, da delle emozioni o da degli interessi personali. Anche se in un altro video ho spiegato come chi è che decide quali valori deve perseguire del politicamente corretto o no un'intelligenza artificiale. Secondo, una intelligenza artificiale generale, quindi un'intelligenza molto capace, può processare e analizzare enormi quantità di dati in un modo molto più rapido ed efficiente di un essere umano. Quindi è capace, ipoteticamente, di decisioni basate su una comprensione profonda e dettagliata delle situazioni. Pensiamo a certe situazioni che riguardano l'ambiente, che riguardano la popolazione, la crescita della popolazione, che riguardano l'energia. E sono tutte cose incredibili. E poi, a differenza degli esseri umani, un robot così, un'intelligenza artificiale che ci governa, non si stanca mai. Non è che deve andare a letto, come era Steven, che dicevano non abbiamo mai visto dormire e mangiare. Permette una governance continua, senza interruzione, cioè non è che ha bisogno di pausa, di ferie, di Natale, Pasqua. È un'intelligenza artificiale che governa, per esempio, pensiamo a una città, che è il caso che fa Asimov, una città governata giorno e notte da un'intelligenza artificiale veramente capace. Inoltre, un robot non ha una vita limitata come quella umana e quindi potrebbe pianificare e implementare politiche anche a lungo termine, pensando al benessere delle generazioni future senza preoccuparsi di dover essere rieletto, che è poi il problema dei nostri politici, che sono un po' a corta meta perché devono essere rieletti continuamente. Quindi magari un robot così invece può prendere decisioni molto i cui effetti saranno molto in là nel tempo, ma lui lo può fare perché dura nel tempo. Per contro, che cosa possiamo dire? Allora, innanzitutto, una intelligenza artificiale così manca di empatia, di comprensione umana, per quanto avanzata, potrebbe non essere in grado, un'intelligenza artificiale di questa fatta, di comprendere pienamente le sfumature di tutte le nostre emozioni umane, i valori etici, i principi morali che spesso guidano tutte le nostre decisioni politiche. Cioè, certe volte noi capiamo una persona molto meglio, c'è cioè un intuito da parte dell'essere umano. Inoltre, questa intelligenza avanzata robotica potrebbe essere soggetta a errori di programmazione, perché no? O essere manipolata, hackerata da coloro che controllano questa intelligenza, o da agenti esterni, portando anche a decisioni dannose. Pensiamo se ci fosse un AGI che governa tutta la metropolitana di Londra, potrebbe essere attaccata e cambiato il programma e succedono guai. Poi la governance di un'intelligenza così solleva anche questioni etiche significative. Per esempio la preoccupazione, che forse abbiamo tutti e in parte sta venendo fuori dal dibattito odierno, che l'umanità possa perdere il controllo sul proprio destino
o diventare troppo dipendente dalla tecnologia, cioè affideremmo il governo di una nazione o anche solo di una città a un'intelligenza artificiale e noi perdiamo il controllo su quello che avviene? Inoltre, una AGI così avrebbe difficoltà nella gestione delle crisi. Ci sono situazioni complesse che richiedono sensibilità umana, l'intuizione che dicevo prima, la capacità di negoziazione, che potrebbero essere gestite in modo inadeguato da un'intelligenza artificiale. Potrebbe cioè non essere in grado di cogliere tutte le sfumature che invece noi riusciamo a combinare. Qual è la mia opinione? Io personalmente penso che al momento una intelligenza artificiale così generale, così potente, non sarebbe preferibile a un governo umano. Soprattutto, secondo me, a causa della mancanza di empatia che dicevo qua in ultima, mancanza di comprensione umana, la capacità di gestire tutte queste sfumature etiche e morali che spesso caratterizzano tutte le nostre decisioni politiche. Cioè la politica non è fatta solo di regole ferree, matematiche da applicare, ci sono delle decisioni molto profonde. E penso anch'io che la possibilità di errori e di manipolazione presenti dei rischi molto molto grandi. Però c'è da dire anche che l'utilizzo di un'intelligenza artificiale così come strumento di supporto alle decisioni politiche può essere utile. Può fornire per esempio analisi di dati, prospettive a lungo termine, come dicevo prima. Potrebbe essere estremamente vantaggioso avere accanto un'intelligenza artificiale così per migliorare la governance umana. Facciamo adesso un confronto tra questo racconto di Asimov incluso nella sua raccolta Io Robot e l'idea affascinante di una macchina che assume ruoli di leadership politica. Stephen Byrley, che potrebbe, abbiamo detto prima, essere o non essere un umano, si candida a un importante incarico politico. E questa cosa qui l'ha posto davanti a un grande punto di domanda da parte dell'opinione pubblica. E l'opinione pubblica, come dire, ha messo in dubbio che sia un bene per l'uomo essere governati da dei robot, dell'intelligenza artificiale. Allora, certamente, se vogliamo unire un po' le due prospettive, possiamo dire che, come ho sottolineato prima, la potenziale virtù di un'intelligenza artificiale come governante sarebbe proprio la sua capacità di prendere decisioni obiettive priva di pregiudizi personali. Ma questo, l'ho detto già in un altro video, non è un dato da dare per assodato, perché l'intelligenza artificiale è già stata allenata secondo determinati principi. E la domanda di oggi che tanti dovrebbero farsi è: chi decide quali regole deve seguire l'intelligenza artificiale? E in questo senso le religioni, le culture degli uomini avrebbero un compito da assolvere, ma mi pare che invece siano ancora lì che brancolano nel buio. Nel racconto Byrley, sia come essere umano sia anche che sia un robot, rappresenta però comunque un ideale di leadership razionale, basata sui dati, simile all'idea che un'intelligenza artificiale potrebbe analizzare e gestire, e quindi, diciamo, queste informazioni che gestisce questa intelligenza artificiale, lei lo fa in modo superiore a qualsiasi essere umano. E questo ci dice anche un ideale, cioè Asimov ci pone in fin dei conti la possibilità che non sono così contrapposte le due cose. L'intelligenza artificiale può diventare un validissimo aiuto per la politica. Prima ho sollevato l'argomento che la mancanza di empatia e di comprensione umana in un'intelligenza artificiale è un grave problema che hanno queste intelligenze, questi robot, e questo per la politica è forse la cosa
più difficile da gestire. Immagino per esempio vertenze sindacali, gli esseri umani che protestano, sono tutte cose che la politica deve tenere conto, che l'intelligenza artificiale non può fare. Quindi da un lato i dati ce li dà l'intelligenza artificiale, le prospettive future ce le può dare quelle, dall'altro l'empatia ce la dobbiamo mettere noi. Insomma, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Considerazioni finali. Asimov suggerisce che efficacemente un'intelligenza artificiale potrebbe assolvere il ruolo di leadership, mantenendo degli standard etici elevati e agendo con una obiettività inarrivabile per noi esseri umani. E quindi diciamo che entrambi i punti di vista riconoscono il potenziale di questa tecnologia per migliorare la politica, il governo del mondo, ma ci suggeriscono un utilizzo cauto, ben considerato di questa AGI come un complemento piuttosto che un sostituto della leadership umana. Asimov con questo racconto ci dà un esempio favoloso di intrecciare questioni filosofiche, sociali, profonde con narrazioni avvincenti di fantascienza, perché durante il racconto ti viene da dire ma allora è o non è un robot? E ci stimola a riflettere sulla natura dell'identità della leadership, della fiducia che gli uomini hanno verso la politica in contesti sempre più dominati dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale. Io spero che l'umanità trovi la quadra e che l'intelligenza artificiale possa veramente migliorare la politica e rendere la nostra vita sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.